Domenica, questo video inizia così, sarà un video senza tagli e tutto così, parlato, dove andremo a trovare degli amici. Dove siamo? Verona? Motorbike Expo, sono stato venerdì a mezzogiorno per una piccola intervista che vedrete insieme ad Andrea Nonort su moto.it. Dopodiché ieri stand di Traverso Adventuring, di Traverso School, tutto il giorno per incontrare voi e per fare due chiacchiere, siete venuti tantissimi. Oggi è domenica, ho parcheggiato in posti loschi, stiamo per entrare in fiera. Oggi sarà sempre allo stand di Traverso, alle 11:30 il primo meet and greet, dopo pomeriggio ne faremo un altro, ma oggi gireremo un po' e andremo a trovare un pochino di amici. Quindi non ho tempo di montare questo video, quindi sarà tutto di clip una dietro l'altra. Vediamo cosa c'è in fiera, le cose più interessanti e gli amici più simpatici che incontreremo grazie alla Versys che mi fa passare. Siamo dentro in fiera, stand di Traverso, la nostra casa per questi tre giorni. Guardala qua, di Traverso School, con la parte di flat track sulla destra e la parte adventuring. C'è già qua un po' di gente, andiamo a rompere le balle. Ah, eccoci qua, moto da flat track appena fatta, la 100 km dei campioni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ah, eccoci qua, questo è il nostro base, la nostra base. Mamma mia che mezzo incredibile, ragazzi. E siamo qua pronti. Ciao Giulia. In questo video ho detto che non faccio tagli, quindi devi pensare velocemente. Ale in moto mi ha portato una birra. Cosa mi ha portato? Menabrea. L'hai scelta con accuratezza? No, avevo sete, ho preso la prima che ho trovato e ho detto portiamola anche a Busa, perché è in fiera a parlare con un sacco di ospiti oggi. Allora lui è venuto qua perché si è innamorato della Tenere 700 della di Traverso, giusto? No. Che merda, chi è che ha vinto la Pre-Eco Race? L'Aprilia, cacchio. Sono salvato in collo, stavo per dire. Stavi per dire Yamaha, è l'abitudine, sai, Aprilia non vince mai un cazzo. Non vince mai un cazzo e per una volta che vince... Quindi viva Guareschi Moto. Esatto. Ti salutiamo. Ciao Guareschi. Oh, ma Interphone qua, cos'è questa... Una festa, posso una? Grazie, Come va? Mamma che buone che sono! E visto che nei nostri giri usiamo il mesh, ecco l'Interphone, lo Ucom 8R, perché io sul mio Scorpion ADF 9000 avevo su il 7R solo Bluetooth, mentre sono passato al mesh per poter parlare con i miei amici durante i tour, quindi abbiamo una nuova centralina Ucom! Ma chi c'è qua? Chi c'è qua? Dobbiamo rompergli i coglioni. Oh, com'è? Come sta andando la fiera? Al volo, dai che non posso tagliare, non posso è tagliare. È live. Oh mamma, che di ora, ragazzi! Allora, dovete sapere che a Motoviaggio Store ci siamo spogliati nel camerino. L'hai detto te di farla live, così. Yeah. No, scherzo, a Buzzi li voglio bene, dai. Grazie. Quanti secondi ci sono? 27, basta. Fissiamo la telecamera per 27 secondi, così. Io ho degli amici che veramente, ragazzi, io non ho fottutamente parole. Cioè, spiegami la situazione. Sei qua con l'insalata di riso portata da casa, seduta in un angolo. Di fianco alla monnezza, vediamo l'insalatina. Veramente io non ho parole. Continua il nostro giro di amici, stand Royal Enfield, dove l'Himalayan 4,5 sta avendo un grande successo e abbiamo qua, questo è un video dove non farò tagli, saluta. Dove non farò tagli? Salve, sono di bene. Ciao Sosa Planet, come sta andando l'interesse e il lancio di questa Himalayan 4,5? Ma allora, oltre al 4,5 c'è anche la shotgun, perché la 4,5 è stata già vista, oggi qua abbiamo la nuova shotgun. Come sta andando? Siamo lo stand più visitato in assoluto, non ho più la voce, sono devastato perché oltre alle vendite che stanno già andando alla grande, molte moto prenotate, l'interesse verso questa moto, che è una moto intelligente, bella, piccola, che costa il giusto e che quindi sta avendo un grosso riscontro tra gli appassionati italiani. Secondo me però sta avendo successo per la presenza di Giada, secondo me. Secondo me lo stand sta funzionando per lei. Per comunque, lei, no. Comunque, dai, grazie.
E allora a Sassà abbiamo chiesto l'Himalaya e Andrea, ciao. Buongiorno. Questo video non verrà tagliato, non quindi verrà tagliato, hai pochissimo quindi tempo per raccontarmi dire, okay, la shotgun. Perfetto. Allora, prendete la Super Meteor, 97% la stessa cosa. Noi ci abbiamo fatto delle belle cose con la Super Meteor, vero? E l'unica differenza è sulla posizione di guida. Pedane più centrali non sono qui come sulla Super Meteor, manubrio leggermente più carico sul davanti, cerchio un po' più piccolo, ne nasce una posizione che adesso passami lo strumento, mi dici tu com'è. Allora, ci passo lo strumento, tanto lo sai usare meglio di me, ruotalo col 3 click sul joystick, non quello, quello. Vediamo la posizione di guida. Ah, shotgun, è un bel bobber però questa qua, è un po' più dinamica, un po' più sportiva, bella. Mi piace di più, ovviamente custom oppure monoposto, diciamo, un po' più bobber style. Grazie! Un saluto agli amici di Mitas, ce li abbiamo qua. Perché? Perché io ho a casa da montare, appena gli astri si allineano, non le E07 Plus, Enduro Trail Plus, che sono quelle che ho provato recentemente, ma le nuove XT Plus, questo sì che è un tassello da fuoristrada. Ora ti faccio vedere una bella tabella di tipologie di prodotto in base all'utilizzo che ne dovete fare. Comunque io ho questo treno a casa da montare e lo monteremo molto a breve, insomma lo monteremo tra poco tempo. Rubiamo ad Ale in moto la carta che aveva in mano, gliela mettiamo qui davanti. Questa è la tabella nuova per il tipo di utilizzo che hanno fatto, quindi hanno diviso il prodotto, è molto interessante questo schema, per capire in base all'on e off e alle percentuali che avete in mente il tipo di prodotto che fa per voi con i nuovi nominativi. Quindi Ale in moto, grazie. Non c'è di che. Non c'è di che. Quindi io non vedo l'ora di provare questo bel tassello aggressivo. Mosco Moto, abbiamo qua un bellissimo uomo, ciao, scusa il disturbo, di chi è questo 890 qua dietro? Non è il mio, però è uguale. Come sta andando la fiera? Molto bene, c'è un sacco di gente e noi siamo contentissimi. Perfetto. Cioè, non c'è un momento di pausa. Infatti non hai più voce, pensa che roba incredibile. Mosco Moto. Stand Studio Fibre, cos'è? Non si riesce a passare, cos'è tutta questa cosa? Eddie, vai su Eddie. Allora, stiamo cercando di sbronzinare un R1 perché Memito ha fatto l'avviamento a freddo e adesso la porta al limitatore. È come è giusto che esatto. Sia, tu per proteggere la tua R1 nuova, con la nuova grafica e le nuove carene Studio Fibre in carbonio, sei qua che ti ci sei seduto sopra per proteggerla, sì, vero? Sì, perché ho paura che me la cappottino. È giusto. Memito, non guarderai mai questo video, però non si tira così a freddo. Non puoi slimitare l'R1 a freddo perché bruci le bronzine. Queste cose qua non si possono fare, Cioè, bello però. E BMW che presenta per la prima volta porta dal vivo in Italia Motorbike Expo la nuova R12. La nuova R12, ovviamente piattaforma 90, però un po' diversa, te la faccio vedere qua, optional 719 col monoposto. Una cruiser un po' come era la 1200C, possiamo dire, in quel filone di moto là. Non è il mio stile, però cioè, mi piacciono le custom, non tanto le cruiser così col motore boxer, però intanto sicuramente una bellissima moto. Io sono attratto di più dalla Bugger, ovviamente, dall'R18. Guardate qua, ce n'è una Bugger blu, te la faccio vedere al volo perché è incredibile. Guarda che bella che è la Bugger così. Mamma mia ragazzi, mamma mia! Ale in moto, allora siamo allo stand più bello della fiera, sì, che è lo stand chiaramente Yamaha. Dove sta andando? Aprilia, no, ho detto Yamaha. Ho detto Aprilia, Yamaha. Perché purtroppo la moto di Cerutti non c'è qua in fiera. Non c'è neanche quella di Poltares e di Botturi. Però abbiamo la Tenere 700 World Raid con gli accessori JYTR. Come cazzo si dice? JYTR. No, perché guardala qua. Cioè, tu adesso dimmi che questa non è l'adventure più bella sul mercato. Dai. Abbi il coraggio di dirlo. No, io dico è una bella adventure, ma non la più bella per me. È palesemente la più bella. Qua abbiamo il kit con i due serbatoi aggiuntivi,
con tutti i cerchi, con i canali Excel. Guarda che belle pedanine. Sai che tutta la preparazione, io non so esattamente quanto costi, però sui... mi hanno parlato dei, di tipo 25-30 solo del 25-30. Kit, solo del kit più la moto. Più la moto. Quindi sì, ce lo potremo permettere anche noi in una vita futura, molto vero? Molto futura, sì, qualche altra vita. Che poi di per sé cosa cambia dalla mia? Nulla. Cioè, per il mio utilizzo cambia un cazzo, capito? Uguale. Anzi, forse va meglio, la mia è più comoda. Siamo da Wheel Up. Sei pronta? No. No? Ciao, ciao, ciao. Lei è Melissa, nuova, cosa presentati? Marketing manager per Wheel Up. Perfetto, la persona con cui parleremo noi, ambassador. Sì. Novità qui, novità, si ripresentano quelle che abbiamo visto a EICMA, quindi la linea Elements. Sì. E il laminato. Sì, e la tuta Ring. E la tuta Ring 2 che abbiamo già presentato in un video. Sono bravissimo, quindi piacere. Promosso? Piacere, promosso. Perfetto. Dai, andiamo avanti. Siamo qui dagli amici, cioè dai miei amici di It's Sleep and Ride, però Rosario, cosa ci fai tu qua? Sei, ti ho agganciato per farti offrire uno spumantino. Mi hai agganciato per uno... Per, tanto, oggi non siamo qua in moto, quindi si può. Vabbè. Come sta andando la tua fiera? A parte che sei esausto. No, molto bene, però sono stanchissimo. Se mi avessero fatto 500 km di sterrato sarei meno stanco. Però un po' bello, di gente, no, incontrato bello, un po' di gente, un po' di sì, no, bello, bello, perché comunque si trova, ritrovano un po' di amici, si trovano un po' di persone che seguono, che magari non hai mai visto, quindi si può raccontare un po' del viaggio. Si può anche trasmettere un po' di passione a queste persone che magari vorrebbero partire ma non hanno la voglia, non hanno la forza, non hanno il coraggio, e quindi l'obiettivo è un po' anche quello di spingerli un pochettino a partire. La tua attività, quella parte lì. Perfetto, allora continuiamo il nostro giro in MBA. Stand East Sleep and Ride. Allora, siamo qua con Ciro De Carli. East Sleep and Ride cos'è? Lessine Adventure, Motofestung. Motofestung. Lessine Adventure. Lessine Adventure e Motoclub. Motoclub. Tante altre cose. Esatto. Cosa mi presenti qua? Lessine Adventure, noi l'abbiamo fatto già due volte. Sì. Novità di quest'anno. Novità di quest'anno è la giornata del sabato, che prevede per tutti i partecipanti dell'Adventure, quindi percorso on-off, l'obbligo di partecipare alla prova di regolarità, che sarà di 15 km on-off. Okay. Al termine della quale ci sarà un cosiddetto power stage, che è in buona sostanza una prova di abilità su un tracciato con alcuni ostacoli, però ovviamente fattibili. Okay. E non sarà sul miglior tempo, ma sarà sul chi ci mette di più, quindi l'abilità nella guida. Okay. Okay. Con alcune sorprese ovviamente che non possiamo svelare, ma che faranno parte del programma. Ciccia. E ci sarà da divertirsi molto. Poi domenica abbiamo sia il tour stradale che il fuoristrada. Esatto, confermatissimi 180 km della on-off e i 240 per la parte stradale. Strada. E poi abbiamo il Moto Festung con tutte le prove di moto, i test drive, il mangiare, il cibo, il museo e tutto. Sì, e in più il Moto Festung avremo un automoto raduno d'epoca che stiamo organizzando per la domenica. Allora, sempre. È sempre il Forte Deisenfeld a Verona? Assolutamente. Quando sì. E come? Vediamo weekend dal 21 al 23 giugno, apriamo con la festa vera e propria il venerdì sera. Perfetto. E chiudiamo i battenti la domenica non stop. Se magna, se beve, vengo io. Dillo in veronese, dai. Dai. Se magna, se beve, beh. Allora ci vediamo, io ci sarò sicuramente, almeno se Ciro mi vuole. Ci vediamo sicuramente. Bon, perfetto, a Pastrengo. Ciao. Ciao. Il nostro MBA più o meno. Abbiamo salutato un po' di amici, questo è un video così, come si dice, tappabuchi. E di fianco la moto di Marco Belli, questa qua, firmata da Remy Gardner. Che robettina, flat track. Vi piacerebbe provare il flat track? Vi piacerebbe. Qui abbiamo anche due losche figure alle mie spalle, Nicola Andretto, Moto.it e Ale Pagani di Traverso che chiacchierano. Direi che più o meno la nostra fila è andata molto bene. Ringrazio tutti quelli che sono venuti a trovarci qua allo stand di Traverso. Venerdì Andrea Nonort e sabato e domenica io. Siete stati veramente tantissimi. Abbiamo notato che l'interesse dietro questa fiera è molto alta. No, dietro questa fiera, dietro gli eventi che stiamo organizzando è veramente molto molto alta. Alto l'interesse e non vediamo l'ora di pubblicare le prossime date, quindi
restate sintonizzati perché a brevissimo, finalmente, ce l'avete chiesto, pubblicheremo le date future per tutte le mille avventure che affronteremo, perché non saranno solo giretti qua vicino a noi, saranno anche cose più lunghe, più interessanti, più fighe. Quindi direi che con Rosario Sala che si prepara a ripartire verso casa, lui sì che è un vero motociclista, si sta vestendo per ripartire con la tua Tenerette. Quindi te ne vai? Sì. Ma sei sicuro che ti lasciano uscire? Sicuro? No, minimo devi aspettare che se ne vadano tutti, secondo me. No, qualcuno che comincia ci deve essere. Secondo me non lo lasceranno uscire. Rosario ha portato la sua Tenere 700 che abbiamo già imparato a conoscere. Tra l'altro video che è incredibile. Hai visto quante persone hanno visto? Siamo oltre a 55.000 persone. Madonna. Su YouTube è un sacco di gente. Ma d'altronde quando si fanno i video con i VIP, questo è il risultato, no? No. Guarda che bello, qua abbiamo tutto il nostro viaggio, tutto il nostro, ho detto già nostro, nostro un cazzo. Abbiamo tutto il suo viaggio che ha affrontato. No, è nostro. Ma questo non è nostro. Guarda. Guarda che spettacolo. Ecco, con questo chiudiamo, quindi ciao Rosario. Con questo chiudiamo il nostro MBA, sono finito ragazzi, finito. Perché voi avete visto solo questo veloce video, ma la realtà è che sono qua da 2 giorni. Che faccio, parlo. È stato bellissimo, ma adesso basta. Quindi ecco che possiamo intervenire. Com'è andato il tuo MBA? No, è andato bene, sono stacco morto. Però questo l'ho appena finito di dire io, quindi come non vale di più. Qualche novità? Allora, sono stanco quasi come Federico. È stato bello, ho parlato con un sacco di persone, conosciuto. Poi il bello dell'MBA è che riesci a chiacchierare, c'è proprio una dimensione più umana, più focalizzato sul motociclista, meno sul prodotto, e quindi si riesce comunque a ricavarsi il tempo di fare una chiacchiera, scambiarsi un libro, non so, parlare di progetti. Tu ti porti a casa 3 libri. No, 4. Li presentiamo? Io non li ho visti. Dai, facciamo pubblicità. Io non ho idea veramente. Allora, mi trovi che ho appena finito l'intervista ai fantastici Miral, Mirko e Alice, che viaggiano per il mondo in ciao, ragazzi, in ciao. Quindi quando vi lamentate che non c'è abbastanza spazio nel bauletto della GS, questi viaggiano in ciao. Perché devi coinvolgere i gessisti così? Vabbè, nel bauletto del Tenere, World Raid. Tenere non si mette il bauletto. Le borse laterali flosce, perché tu puoi solo avere l'unica moto flosce, che puoi, diciamo, esatto, l'unica moto che puoi prendere in giro è il TRK, perché siamo tutti d'accordo. Sì. Allora rifacciamo, quando vi lamentate del 52 litri sul TRK, no, pensate che c'è chi viaggia in ciao. Bello, molto bello. Questo MBA hai intervistato parecchio, anche io ho il cervello che non sì, collega più. La prima intervista l'ho fatta a te. La prima intervista sono stato io, però ho intervistato, ho visto un sacco di personalità diverse di questo mondo. Sì. Sei contento? Ti sei divertito? Molto, molto, molto contento, perché appunto, come dicevo, puoi chiacchierare, e ho avuto l'opportunità di intervistare intanto Mirko e Alice Miral, perché era da tanto tempo che volevo far conoscere la loro storia, e poi oggi ho intervistato, per dirti, Pedrero. Mi è piaciuto un sacco conoscere Pedrero, che è un ragazzone simpaticissimo. Che è il ragazzo che ha corso col Pan America? Che ha concluso la Africa Ecorace col Pan America di serie. Ieri mi hanno detto che ha dato spettacolo allo Swancrelli Winter Edition. Sì, diciamo che Pedrero comunque arriva, ha fatto 15 Dakar da pilota elite, era il gregario di Marc Comà, quindi insomma, voglio dire, è uno qualcosa che... Qualcosa in moto ci sa andare, non è come noi. Un pochino in moto ci va. Non come noi, insomma, scappati di casa. Va bene, Nicola, li vedremo i prossimi giorni. Sì, certo. Perfetto, e grazie di avermi riempito 5 minuti e 17. Se vuoi io vado avanti a parlare, quanti minuti dobbiamo fare? No, basta. Okay. Basta. Quindi ciao ragazzi, noi ci rivediamo a una prossima fiera, non so. No, noi ci rivediamo per le prossime, tutte le nostre prossime attività qui da MBA, dal canale del Booth. Grazie a tutti quelli che sono riusciti a passare, siete stati tantissimi.
Sei arrivato alla fine di questo video. Sulla mia destra puoi trovare il pulsante iscriviti, mentre sulla sinistra trovi il video più recente pubblicato e il video che secondo YouTube è più nelle tue corde. Ricordati, se vuoi, che puoi venire a seguirmi su Instagram, dove puoi anche pormi delle domande al quale cercherò di darti risposte. Il video è finito, noi ci vediamo qui col prossimo. Ciao!